Oggi parleremo di anestesia loco regionale. Io mi sono principalmente concentrata sui blocchi centrali, su baracnoidea e peridurale, tralasciando per il momento quelli periferici perché, per cercare di dividere un po' gli argomenti. Allora, non sto a ripetervi, ho dato per scontato molte cose su quello che appunto significa il blocco subaracnoideo e peridurale. Brevemente, subaracnoideo è iniezione nel liquor che induce una paralisi temporanea motoria sensitiva e possono essere utilizzate soluzioni ipo, iso o iperbariche. E nella peridurale invece viene iniettato l'anestetico a livello dello spazio peridurale. La differenza è che ha un onset più lento e può essere utilizzato sia in modo single shot sia in modo continuo. Le indicazioni sono una chirurgia addominale toracica associata o meno ad anestesia generale, in toracica direi sempre, e una chirurgia del basso addome, del perineo e degli arti inferiori. Le controindicazioni, io non ho diviso controindicazioni in relative ed assolute, ma ho fatto, diciamo, anche perché si usa meno, alcune sono borderline, un breve riepilogo, che sono alterazioni della coagulazione, sindromi neurologiche, sepsi, sepsi generalizzata e delle lesioni che interessano la cute della schiena, un rifiuto da parte del paziente, uno scompenso cardiaco con bassa FE, shock e stenosi aortica moderato severa. I fattori che influenzano il blocco si dividono in due categorie, quelli legati all'anestetico e quelli non legati all'anestetico. Quelli legati all'anestetico sono la liposolubilità, che condiziona la potenza dell'anestetico locale. Cioè, più sono liposolubili gli anestetici locali, più sono potenti perché attraversano meglio la barriera fosfolipidica. Poi il pKa, che influenza l'onset, adesso non mi addentro magari nella questione del pKa, il legame proteico, che influenza la durata d'azione, il volume dell'anestetico, la concentrazione e la baricità. Non legati all'anestetico invece sono il sito di iniezione, la morfologia del paziente. In questo caso dobbiamo prendere in considerazione prevalentemente altezza e pressione addominale, non tanto il peso, perché il peso lo dobbiamo considerare come peso ideale, ma la pressione addominale condiziona come il blocco si viene effettuato. Intendiamo obesità o gravidanza. Direzione del lago, velocità di iniezione, tipologia del paziente, cioè se insufficiente renale, insufficiente epatico, anziano, e aggiunta di vasocostrittori o adiuvanti. Vi faccio una premessa, i vasocostrittori io non ho fatto, non li ho, che poi sarebbe l'adrenalina, non ho specificato i dosaggi associati ai vasocostrittori, perché i vasocostrittori vengono utilizzati prevalentemente nei blocchi periferici, nei blocchi centrali si possono usare, ma sono controindicati nel paziente cardiopatico, per cui i nostri pazienti, anche vascolari, comunque in gran parte sono cardiopatici, per cui non ho calcolato questa cosa. L'adrenalina comunque viene usata in concentrazione 1 a 200.000, questo in generale. Le complicanze maggiori, so che le sapete, ma giusto per darvi un'idea in termini di numeri di quelle che ci spaventano di più, che possono essere paralisi o lesione nervosa permanente. E poi ci sono fallimento del blocco, cefalea, che ovviamente è, qui è 1 su 100, minore di 1 su 100, ma poi più l'ago è sottile, più la tecnica è accurata e ovviamente la misura si abbassa molto, parestesie temporanee, ascesso ematoma epidurale, blocco spinale totale. Allora, tossicità. La tossicità dipende dalla parte di assorbimento sistemico dell'anestetico locale. Il picco plasmatico dipende dalla dose, dalla superficie di assorbimento, dalla vascolarizzazione del sito di iniezione, dal binding proteico, dall'uptake renale ed epatico e dall'iniezione vascolare accidentale. Quindi cosa possiamo fare per diminuire la tossicità? Innanzitutto essere sicuri di dove siamo, per cui se stiamo facendo un blocco peridurale controllare facendo la dose test che non sia spinalizzato il blocco. Fare iniezioni piccole e ripetute, dopo comunque lo ripeteremo questo concetto, anche per evitare di essere intravascolari, questo per i blocchi poi periferici più che altro. E comunque sapere bene il nostro paziente, che tipologia di paziente è e i dosaggi massimi dei farmaci che dobbiamo effettuare. Ovviamente il paziente può manifestare una tossicità di origine cardiovascolare o neurologico entrambe. Di solito i sintomi neurologici precedono quelli cardiovascolari. Sintomi neurologici sono la secchezza delle fauci, l'acufeno, il tinnito, il nistagmo, la fascicolazione, la convulsione, e poi abbiamo quelli
cardiovascolari, aritmie, ipotensione, bradicardia fino all'arresto. Non ho specificato la terapia che l'aveva fatta già Carlotta nella sua presentazione, per cui non ho fatto di nuovo la diapositiva su questo, perché le ha spiegato in maniera esaustiva. Quindi, ovviamente, tutte le volte che ci approntiamo a fare un'anestesia loco-regionale, dobbiamo avere a disposizione tutto, quindi una incanalazione di una vena periferica, ossigeno, kit di intubazione, ma noi questo, diciamo, per ECG, monitoraggio, siamo molto precisi e bravi. I vantaggi qualora ovviamente l'anestesia loco-regionale sia indicata sono sia intraoperatori che postoperatori, e mi riferisco sia a un'anestesia loco-regionale singola, cioè fatta solo una spinale, una peridurale per un paziente vascolare o quant'altro, sia un'anestesia loco-regionale come una peridurale toracica ad addominale associata ad un'anestesia generale. Quindi ovviamente il paziente non viene intubato, ventilato, non vengono utilizzati i miorilassanti e nel post-operatorio c'è anche una ridotta incidenza di complicanze cardiocircolatorie, di TVP, una ridotta risposta immune endocrina alla chirurgia e di ormoni catabolici surrenali ipofisari e anche poche alterazioni glicemiche, quindi comunque vantaggi, se c'è l'indicazione ci sono, è abbastanza importanti. Allora ci addentriamo più specificamente nell'anestetico locale. Brevemente, proprio una diapositiva sola ricordare gli anestetici locali come funzionano. Bloccano la generazione e la propagazione degli impulsi della fibra nervosa in maniera reversibile e eliminano la percezione degli stimoli nocicettivi nelle aree corporee innervate. Il meccanismo d'azione è la disattivazione dei canali del sodio per ancoraggio all'interno del canale ed impedimento del transito. Tipo di anestesia, di anestetico locale. Lì percorriamo un po' tutti i più frequenti, quelli che utilizziamo più frequentemente. Lidocaina. È un anestetico di tipo amidico, quelli che usiamo noi sono tutti di tipo amidici. È un'insorgenza rapida, viene metabolizzato rapidamente dal fegato ed escreto dal rene, attraverso la barriera ematoencefalica e anche la placenta. È un'emivita costante, 1,5-2, che per me è più 1,5 che 2. La dose massima, questa, è da considerarsi senza l'uso di adrenalina, quindi anche in peridurale, è di 200-300, anche alcuni test di fisco, 200-300, quindi non è tantissima. Questo da tenere presente anche quando lo usiamo per l'infiltrazione di cute o per queste cose, insomma, soprattutto perché ha una breve durata d'azione. È vero che ha un onset breve, ma anche la carbocaina ha un onset molto breve, 2-3 minuti, una durata d'azione un po' più lunga, 2-3 ore, ed ha un dosaggio massimo di cute a barriera di 300 mg. Questo perché spesso, non so, i chirurghi ci chiedono quanto dobbiamo infiltrare, quanto ne possiamo fare, eccetera. Teniamo presente che se utilizziamo delle miscele, spesso lo facciamo, di carbocaina e naropina, carbocaina e levopipacaina, dobbiamo sapere quanto di uno e quanto dell'altro li possiamo permettere di fare, sennò loro prendono la siringa e fanno in maniera abbastanza non precisa, diciamo, glielo dobbiamo indicare noi. Non è indicata in gravidanza, travaglio e parto, noi gravide non ne abbiamo perché passa la barriera placentare e ha un ridotto metabolismo neonatale. La bupivacaina è presente sia in forma isobarica che iperbarica. Un breve accenno a isobarica e iperbarica. Isobarica sono tutti gli anestetici che appunto hanno la stessa baricità del liquor. Una volta che però vengono iniettati nello spazio liquorale, diventano lievemente ipobarici. Quindi dobbiamo considerare che se vogliamo fare una spinale, per esempio, selettiva, a parte che conviene usare l'iperbarica, comunque dobbiamo tenere l'arto che vogliamo addormentare sopra, in alto, e ugualmente anche come livello. Se vogliamo far procedere, alzare un po' il livello verso l'ombelico, comunque in alto, dobbiamo mettere il paziente non in Trendelenburg, ma in anti, no, non in, sì, in anti-Trendelenburg. E poi c'è la soluzione iperbarica all'1%, che conosciamo bene. La bupivacaina è un enantiomero d'estrogiro, ed è l'unico enantiomero d'estrogiro di quelli che noi utilizziamo più frequentemente, perché la levobupivacaina e la ropivacaina sono tutte levogire, e quello d'estrogiro è più ritmogeno, 7 volte più ritmogeno di quell'altro.
ha una maggiore affinità proteica, eccetera, attraversa la barriera emato, la barriera placentale e encefalica, anemia vita abbastanza alta. La dose massima, allora, in spinale sono 20 mg ed è una dose molto grande, normalmente noi non utilizziamo una dose così elevata. In peridurale sono 50 mg nella peridurale toracica e 75-150 in quella lombare. 400 nelle 24 ore. È vero che noi in infusione continua per il dolore post-operatorio difficilmente utilizziamo la bupivacaina. Ok. Quella che utilizziamo più frequentemente sono la levo e la ropi. La levo bupivacaina, anche lui è un anestetico amidico, agisce a livello dei nervi sensitivi e motori e blocca, oltre ai canali del sodio, anche quelli del calcio e del potassio. Ha un metabolismo epatico totale con un'escrezione prevalentemente renale del 75%, fecale del 25%, un'emivita media, diciamo, e un onset più lento, 15-20 minuti in peridurale. La dose massima in bolo in peridurale dai 150 ai 175, nelle 24 ore 400. È un dosaggio abbastanza elevato nelle 24 ore, questo infatti viene specificato più che altro per le PCEA, cioè per considerare quanti boli dobbiamo fare, quanto refratti devono essere, eccetera. Noi non arriviamo mai a questi dosaggi. Sappiamo che esistono tre formulazioni principali, allo 0,25, allo 0,5, allo 0,75 e poi ci sono delle formulazioni in sacche per il controllo del dolore post-operatorio allo 0,0625 e allo 0,125. Allora, una tabella riassuntiva. Dunque, io ho evidenziato, diciamo, le cose di nostra pertinenza fondamentali. L'anestesia chirurgica, quindi bolo epidurale lento per intervento, sempre sugli adulti, non ho mai fatto la parte pediatrica. Sugli adulti usiamo una concentrazione dei 5 o 7,5. Diciamo, in peridurale toracica viene consigliato l'utilizzo di quella al 5 e quella al 7,5 viene riservata per la chirurgia degli arti inferiori, quindi per la peridurale lombare. La dose in bolo va dai 10 ai 20 ml, cioè dai 50 ai 150 mg, che è una dose abbastanza corposa. Si consiglia, soprattutto per questo tipo di concentrazioni, di fare dei boli refratti, cioè è vero raggiungere 10-20 ml come bolo starter, ma non fare 10 ml tutti insieme, ma di fare dai 3 ai 5, per sia valutare un'eventuale tossicità, sia far fronte a eventuale ipotensione, bradicardia e quant'altro. Qui faccio un piccolo excursus sulla questione ipotensione e bradicardia. Lo so che lo sappiamo, però giusto per come ricordo, il riflesso di Bezor-Biarish, che è un riflesso che avviene in seguito a una vasodilatazione periferica, è un riflesso, diciamo, di solito quando arriva al seno carotideo, la vasodilatazione periferica, un minor afflusso, c'è un riflesso di tachicardia, di compenso. In questo caso, un recettore di tipo ventricolare attua un riflesso paradosso che instaura bradicardia e ipotensione. Questo quindi va corretto con l'uso banale dell'efedrina. Per cui quando ci troviamo di fronte a ipotensione, bradicardia, abbiamo effettuato un blocco, utilizziamo non l'atropina ma l'efedrina, sempre. Per l'uso intratecale si utilizza solo la levobupivacaina al 5 e il dosaggio è 3 ml, dai 3 ai 4, in realtà viene descritto anche 4, però 3 ml, 15 mg sono un dosaggio valido per tutti i tipi di pazienti. Poi si può associare o meno, vedremo, un adiuvante per allungare la durata del blocco e quant'altro, ma viene consigliato l'utilizzo di massimo 15 mg. Per il nervo periferico, qui l'ho accennato, si usa la concentrazione dal 2,5 al 5 con una dose massima dagli 1 ai 40 ml. Poi abbiamo l'infiltrazione locale. Viene consigliato la concentrazione più bassa, quindi quella del 2,5, però con un dosaggio anche volumetrico molto elevato, fino a 60 ml. Per il dolore post-operatorio, come accennavamo prima, esistono due formulazioni, però qui viene descritto anche l'uso al 2,5, quindi 1,25 e 2,5, ma soprattutto nella peridurale toracica e soprattutto se si usano adiuvanti,
viene consigliato assolutamente l'utilizzo dell'1,25 e non del 2,5, perché il 2,5 può dare anche un blocco, anche in generale anche nella lombare, può dare un blocco, e invece all'1,25 il blocco è da minimo a moderato, ma più minimo che moderato. Poi abbiamo la naropina, la ropivacaina. Ha una lunga durata d'azione e è altamente liposolubile. È idrossilata a livello epatico ed escreta a livello renale attraverso la placenta. Allora, produce un blocco sensitivo e motorio con dosi più basse, limitato e non progressivo. Anche questo è un isomero S sinistro, L levogiro, è lo stesso. Anche la naropina è disponibile in diverse concentrazioni, allo 0,2, allo 0,75 e all'1%. Questa non viene indicata nell'uso intratecale, c'è solo quella allo 0,5 che però noi non abbiamo, che è valida, validata anche per l'uso in spinale e al dosaggio, diciamo, similare a quella della levopivacaina, quindi sempre 15 mg. In chirurgia sono ben tollerate dosi singole in peridurale fino a 250 mg, qui c'è una piccola differenza con la Siarti che invece dà come cutoff un 225, quindi lievemente inferiore, ma comunque dosaggi veramente importanti, e nell'arco delle 24 ore fino a 675. Poi dice che alcuni studi hanno utilizzato anche fino a 800 mg, sempre nelle 24 ore con scarse reazioni avverse, però direi che insomma non è, è un dosaggio molto elevato. Il fatto che non sia indicata per l'anestesia spinale è una scelta italiana? Cioè è indicata la formulazione al 5. Al 5 quella è approvata, diciamo. Però noi non l'abbiamo, io all'interno degli altri ospedali la naropina lo 0,5% non l'ho mai vista. L'ho usata sempre. Ma in Italia? Sì, sì. Ah, c'è, quindi. Qua sulla mia penso che non ci sia, neanche le soli ce l'hanno, non 5. No, io al 5, quindi. Eh sì, quella che l'unica che è, che è indicata, che è approvata, è quella al 5. I dosaggi. Allora, anche qui si dividono in anestesia e in trattamento del dolore. In anestesia, in epidurale lombare, si può utilizzare la concentrazione sia al 7,5 che al 10, con dei volumi dai 15 ai 25 o dai 15 ai 20, dei dosaggi abbastanza importanti, con un once tra 10 e 20 minuti, la durata molto elevata. In epidurale toracica la concentrazione è al 7,5, ma viene usata anche molto quella allo 0,375, più diciamo. In generale nella pratica clinica rispetto a quello che dicono i testi viene utilizzata di solito la concentrazione inferiore, cioè in epidurale lombare al 7,5, in epidurale toracica al 3,75. Però sappiate che comunque si può arrivare anche a questi dosaggi, per cui siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista. E anche qui il volume in epidurale toracica dai 5 ai 15 ml con una dose dai 38 ai 113 mg. Poi si può utilizzare anche per il blocco dei nervi o per le infiltrazioni intraoperatorie, stiamo parlando, quindi nel 7,5. Perché blocco dei nervi minori o infiltrazioni della cute è indicata quella al 2, fino però a 200 mg, quindi fino a 100 ml. Per il trattamento del dolore nel postoperatorio, in epidurale, sia lombare che toracica, viene utilizzata solo quella al 2, con dei dosaggi dai 6 ai 14 ml ora, quindi dosi dai 12 ai 28 mg ora. Quindi, quello che adesso queste tabelle ci dicono i dosaggi da utilizzare, i dosaggi massimi e quant'altro, però quello che è importante sapere, secondo me, è che tutti i dati a nostra disposizione suggeriscono che la levobupivacaina e la ropivacaina hanno minore tossicità a livello cardiovascolare e del sistema nervoso centrale e quindi sono da preferirsi alle miscele racemiche, in particolare a quella della bupivacaina. Abbiamo parlato prima che il tipo di blocco viene condizionato dal tipo di paziente, cioè se il paziente è anziano, se ha insufficienza renale, insufficienza epatica o insufficienza cardiaca. Come dobbiamo aggiustare i dosaggi? Allora, nell'anziano bisogna ridurre il dosaggio dal 10 al 20%, causa una maggiore sensibilità dell'assone e una ridotta clearance renale. Nel paziente uremico
ridurre dal 10 al 20% a causa di una circolazione iperdinamica. Nel paziente con insufficienza epatica, single shot si possono usare le dosi raccomandate normali. Quando invece si fa una infusione continua per un dolore post-operatorio, per evitare l'accumulo, deve essere ridotta dal 10 al 50%. Nell'insufficienza cardiaca lieve o moderata non è necessario ridurre la dose. Solo se l'insufficienza si associa a ipocalemia o anche a ipercalemie comunque, deve essere ridotta chiaramente per la problematica di tipo aritmogeno, l'infusione continua, il dosaggio di infusione continua del 10-20%. Allora, come dicevamo prima, all'anestetico locale può associarsi un adiuvante. Allora, i più comuni che conosciamo sono il sufentanil e il fentanes, la morfina e poi abbiamo anche la clonidina. La chetamina, diciamo, non è un uso molto, non l'ho esplorato. Il sufentanil e il fentanil sono i più lipofili, quindi hanno un velocissimo passaggio attraverso la dura e il liquido cefalorachidiano fino al midollo. È una veloce eliminazione, pertanto hanno anche una durata minore. Il sufentanil, in somministrazione peridurale, una dose starter intraoperatoria tra i 30 e i 50 gamma come bolo iniziale, un onset dopo 10 minuti, una durata di 4-5 ore. Nella peridurale toracica massimo però, cioè viene diminuita la soglia a 25 gamma. Poi, come aggiunta all'anestetico locale di infusione continua per un controllo del dolore post-operatorio, tra gli 0,8 e 1,5 gamma millilitro, quindi abbastanza, sì. Come somministrazione intratecale tra i 2 e 5 gamma, con un onset dopo 2-10 minuti e una durata di 5-6 ore, e quindi aiuta molto, diciamo, ad allungare i tempi di una spinale dove non siamo sicuri che la durata chirurgica corrisponda alla durata dell'anestetico locale, quindi 2-3 ore. Il fentanyl, non ci sono approvazioni cliniche all'uso di questo farmaco epidurale o intratecale, ma nella pratica clinica viene utilizzato, viene descritto nei libri, eccetera, e i dosaggi sono questi. Una somministrazione peridurale, una dose starter tra i 50 e i 100 gamma, un onset dopo 5-10 minuti e una durata di 2-3 ore. Nell'elastomero post-operatorio tra i 2 e 4 gamma millilitri. Ovviamente ci dobbiamo tenere nella soglia più bassa per la peridurale toracica, se abbiamo bisogno di un controllo del dolore, perché non è detto, perché può bastare anche l'anestetico locale, ci possiamo tenere un po' più alti per quella che è la peridurale toracica non alta, un T9, un T10 o le lombari. Quindi un dolore addominale, per esempio. E una somministrazione intratecale tra i 25 e i 50 gamma, con un onset, che è molto, devo dire, 25-50 gamma, con un onset dopo 2-10 minuti e una durata tra i 30 e i 120 minuti. La morfina. La morfina invece è molto idrofila. Rimane nel liquor per molto tempo, per cui il paziente che utilizza morfina nella peridurale va monitorato perché possono avvenire delle risposte come apnea e quant'altro anche 24 ore dopo la somministrazione. Ha un lento assorbimento sistemico e una comparsa dell'effetto più lenta e una durata ovviamente più lunga. In peridurale tra i 2 e 5 mg nelle 24 ore, questi vanno però diluiti in un volume tra i 10 e 15, non possiamo iniettare 2 cc o 5 cc così, va diluita di più, quindi minimo una diluizione di 10-15 ml di volume, però si può arrivare fino a 5 mg nelle 24 ore anche in single shot. E intratecale tra gli 0,2 e 0,4 mg, con un onset 10-20 minuti, una durata tra le 8 e le 24 ore, quindi teniamolo presente che quando utilizziamo anche nella spinale, anche intraoperatoria, possiamo avere dei reliquati, è vero che ci protegge, però possiamo avere insomma delle problematiche anche a lungo termine. La clonidina, allora la clonidina viene descritta poco, e i dosaggi sono i più disparati, fino ai 150 gamma, che secondo me è un dosaggio veramente molto elevato. Io personalmente, io ho sempre usato 15 gamma, sono sempre andata bene. Da una lieve ipotensione associata all'anestetico, che quella dell'anestetico a volte non la vedi neanche, ma comunque è proprio breve. Invece quella della clonidina te la dà per tutto l'intervento. Nei pazienti vascolari è anche indicata,
nei pazienti anziani, eccetera, tra i 15 e i 150, dicono i libri. Nell'epidurale si può associare 2-4 gamma chilo in associazione sia su fentanyl, sia morfina, sia più ancora all'anestetico locale. Quindi comunque viene descritta. Poi un breve accenno alla conoscenza. Ti chiedo una cosa sulla certo. Morfina, perché non ho esperienza. Ti prolunga molto la durata del prolunga, blocco spinale? Ti prolunga abbastanza la durata del blocco spinale. Puoi assimilarla a quello che è un fentanes, un sufentanes, più un fentanes, quindi un paio d'ore di più te le dà, serenamente, e in più ti dà questo effetto un po' di un 20-30 millilitri di milligrammi di di controllo pressorio te lo dà, però io ho sempre usato 15, non ho mai usato più di 15, perché 150 mi sembra veramente eccessivo. Poi, fondamentale è ovviamente conoscenza dei dermatomeri, perché ovviamente se dobbiamo anche avere un sito chirurgico che può essere un inguine o un arto inferiore, dobbiamo sapere che se ci teniamo comodi perché abbiamo paura che nel 20% delle persone il midollo finisca, però se facciamo alle 4 e alle 5 purtroppo anche con un volume di anestetico eccetera non arriveremo mai a coprire l'inguine, perché l'inguine abbiamo un dermatomero che è di L1 e L2, quindi l'altezza della spinale, faccio l'esempio della spinale in una anestesia dell'inguine, deve essere L2, L3, massimo L3, L4. L4, L5 purtroppo non è sufficiente per noi. Può essere utile per una chirurgia della gamba, del piede, della gamba e quant'altro. E anche per quanto riguarda ovviamente i dermatomeri toracici, se abbiamo bisogno di un'anestesia addominale, dobbiamo tenerci su sempre una peridurale toracica T9, T10, T11. Qualche repere anatomico semplice: C7 o T1, lo individuate con il promontorio, poi fate ruotare la vertebra più sporgente, fate ruotare la testa del paziente, se si muove C7, se non si muove è T1, perché in alcuni sporge più C7, in alcuni sporge più T1. E poi potete cominciare a contare lo spazio. Avete l'aiuto della scapola, il margine inferiore è T7 e l'aiuto della cresta che è L4 e L5. Da ricordarsi che quando tu senti la cresta devi considerare che c'è il pannicolo sottocutaneo eccetera, per cui lo spazio che tu senti è normalmente quello sopra, non è L4 e L5. Quindi quando tu palpi la cresta, a meno che non sia un paziente veramente molto magro, però è un paziente normoconformato, lo spazio che tu vai a sentire corrispondente è sempre lo spazio superiore, perché quell'1 centimetro, 1,2 cm te lo dà al pannicolo sottocutaneo. Non è L4 e L5, ma è L3 e L4. Ho fatto dei piccoli esempi che non hanno assolutamente la pretesa di essere protocolli, niente, solo per dare un esempio di come può essere in pratica gestito un intervento chirurgico. Allora, per ogni intervento chirurgico la punta del catetere deve essere al centro del segmento. Ovviamente se per qualche motivo anatomico o quant'altro non riusciamo a posizionarlo, viene posizionato in un distretto più distante, dobbiamo sapere che abbiamo bisogno di un volume maggiore di farmaci per poter raggiungere il dermatomero interessato. Il catetere peridurale deve stare dentro lo spazio peridurale 5 cm, 4-5 cm. Metterlo di più, cercare di infilarlo di più, cosa che faccio anch'io, non è che perché comunque per l'ansia di sarà, non ci sarà, lo mettiamo tutto, noi mettiamo noi, non migliora assolutamente, anzi peggiora l'outcome della peridurale, perché il catetere può prendere strade, può lateralizzarsi, perché lo spazio peridurale non è uniforme, per cui 4-5 cm, anche 3, però non più di 5 cm. Allora, per una chirurgia toracica la punta del catetere deve stare a livello di T5, T6, T6, T7. Questo è l'ottimale. Poi ho fatto un esempio. Se decidiamo di usare la chirocaina, possiamo fare prima dell'incisione un bolo allo 0,5% di 8-10 cc. Frazionati, magari facciamo 3-4 cc, aspettiamo un po' e ne facciamo altri. E utilizziamo anche un adiuvante. Può essere un fentanes dai 50 ai 150 o un sufentanil da 12,5 a 25. Diamo il tempo, tanto che poi faccia la posizione e quant'altro, e poi facciamo un po' ovviamente di anestesia. Ovviamente abbiamo fatto la dose test prima con la lidocaina, sempre, sempre, sempre. 2 cc di lidocaina, sempre.
Poi iniziamo l'intervento e possiamo decidere o meno se mettere un'infusione continua, intraoperatoria, e utilizziamo la chiro allo 0,25, tipo un 16 ora, mettiamo la pompa, oppure possiamo fare dei top-up, sapendo che questo primo bolo ci coprirà per le prime un'ora e mezza, due ore, e dopo il tot fare un top-up di chirocaina allo 0,25, anche del fentanyl se vogliamo. Come analgesia post-operatoria utilizziamo la chirocaina allo 0,125 e associamo, io ho fatto un esempio di un elastomero 200 di volume, associamo fentanes dai 200 ai 400 gamma, come abbiamo detto prima, i dosaggi di prima, o un sufentrin dai 100 ai 200 gamma, un elastomero che va a 6-8 cc ora perché siamo in toracico alto. Quindi va, diciamo che la velocità consigliata è questa, addirittura qualcuno dice anche 4-5, però... Per una chirurgia addominale, come dicevamo prima rispetto ai dermatomeri, la punta del catetere deve stare T8, T9, anche T10. Come anestesia intraoperatoria, a questo punto ho fatto l'esempio con la naropina, io ho più dimestichezza con la chirocaina, però la naropina è ugualmente valida, tra lo 0,75 e lo 0,375 sempre 8-10 cc, e poi utilizziamo sempre o fentanes o sufentanil. Possiamo utilizzare anche la morfina se vogliamo, che ovviamente non va ripetuta, cioè puoi fare un bol di 2-3 mg e poi questa ti copre per le 24 ore. È un'infusione e non la devi mettere neanche nell'assomero dopo, chiaramente. Un'infusione continua intraoperatoria, sempre con la naropina 0,375 a 16 cc ora, oppure puoi usare top-up anche qui. È un'analgesia post-operatoria con la naropina allo 0,2% e aggiunta di fentanes o sufentanil. Con l'elastomero, qui, considerando che siamo in toracica un po' più bassa, abbiamo bisogno anche normalmente l'incisione, se è xifopubico o quant'altro, è un tanti dermatomeri che devi coprire, quindi 8-10 cc ora. Chirurgia degli arti inferiori. Con accesso inguinale, io ho fatto l'esempio della spinale, con la chiro allo 0,5, 3 cc, e aggiungiamo o 3 gamma di sufentanil o 15 gamma di clonidina. Va fatta appunto, come dicevamo prima, a livello di L2, L3, massimo L3, L4. Per la chirurgia degli arti inferiori la punta del catetere deve stare a L2, L3. Come anestesia, bolo di naropina, a questo punto, essendo in lombare, 0,75, dai 10 ai 15 cc, e diamoci 20 minuti di tempo, perché prima è inutile, non siamo ancora arrivati a regime. E poi come infusione continua la possiamo utilizzare o meno al 0,375-16 ore, come analgesia post-operatoria la naropina allo 0,2 è opzionale se è indicato, anche qui l'utilizzo di fentanes e di sufentanil diciamo più basso, perché di solito per l'arto inferiore una volta che tu hai usato una buona dose di anestetico con una buona concentrazione e soprattutto se l'hai bloccata all'inizio la conduzione delle fibre nervose, quindi sei stato con uno 0,75 all'inizio, normalmente non ce n'hai bisogno. L'elastomero 8-10 cc ora. E io qui avrei finito.